I tre porcellini, una nuova fiaba interattiva della serie Manuali PC. Ci sono tre modalità di lettura della storia: manuale, autolettura e automatica. In quella manuale, per far scorrere la storia, basta un movimento del dito sul testo scritto, sia per andare avanti che per tornare indietro. La lettura della storia deve essere azionata manualmente, cliccando sull'icona dell'audio in alto a destra. I personaggi della storia sono stati ideati come stickers e spostabili sullo schermo per il divertimento dei bambini. In questa modalità è presente inoltre il tasto REC, che permette di registrare la propria voce, così che i genitori possano sostituire la propria lettura a quella della narratrice, oppure per i bambini che vogliono registrare la loro voce e riascoltarsi. La registrazione può essere cancellata cliccando sull'icona con la X. Questa operazione va a ripristinare la lettura della narratrice. L'icona in alto a sinistra riporta al menu principale. La modalità di autolettura manda automaticamente in esecuzione l'audio ad ogni cambio di pagina. Resta visibile il bottone per l'audio nel caso si volesse riascoltare. La modalità automatica fa tutto da sola, procede nella storia ed esegue l'audio. Resta sempre possibile interagire con gli stickers. Nelle opzioni è possibile modificare gli effetti delle transizioni. Il volume degli effetti di sottofondo e il volume della narrazione. Il bottone Resetta riporta le opzioni allo stato originario e riposiziona tutti i personaggi nelle scene. L'ultimo bottone è dedicato alla sezione Crediti.